È iscritto a parlare il senatore Santangelo per 6 minuti, ne ha facoltà. Prego. Grazie signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, fortunatamente. Premetto che il nostro voto, signor Presidente, sarà contrario alla vostra risoluzione. Signor Renzi, vorrei subito porle una domanda. Parliamo di trasparenza, presente. Noi cittadini, dopo tanti anni di inciuci, siamo un po' fissati su certe cose. Ci preoccupano. Come mai, mentre era sindaco di Firenze, viveva in un appartamento il cui affitto veniva pagato dal suo amico Marco Carrai, che casualmente è anche amministratore delegato di una società del comune? Senatore, la richiamo all'oggetto del dibattito, che è l'Europa, prego. E perché non ci mostra il contratto e la cifra pagata? Questa vicenda, e torno subito all'oggetto, signor Presidente Grasso, ci preoccupa, perché non vorremmo che le facesse la stessa cosa con il nostro Paese. Non vorremmo che si facesse pagare la carriera politica con i soldi di noi italiani vivendo alle nostre spalle. Renzi, risponda. Se le viene più facile, magari faccia un tweet. Noi siamo in attesa, e non solo di questo. Noi siamo in attesa di documenti che ci spieghino nel dettaglio il pacchetto di riforme che sta preparando per l'Italia. Ad oggi, infatti, abbiamo assistito solo a proclami e di scene viste e riviste nel tempo, ne ricordiamo solo alcune. Nel 2011 la Merkel incontra Monti e dichiara di essere rimasta colpita. Nel 2013 la Merkel incontra Letta e dichiara di essere rimasta colpita. Ora capirà dunque che non possiamo stare sereni. Se pochi giorni fa, dopo il vostro ultimo incontro, la Merkel ha esclamato di essere rimasta molto colpita, signor Renzi, l'Italia è colpita da anni, ormai è quasi affondata. Lei ha colpito la Merkel perché le ha assicurato che l'Italia rispetterà il fiscal compact, ovvero ha assicurato alla Germania che l'Italia pagherà 50 miliardi all'anno e forse più. Ma chi pagherà questa volta? Glielo dico io, saranno i soliti noti a pagare, cioè le aziende e noi cittadini onesti, da chi ha un contratto a progetto a chi ha una pensione minima. Quindi mi faccia capire, mentre racconta che darà 80 euro in busta paga a una parte degli italiani, perché non dice che per rispettare i dettami del fiscal compact lei toglierà a tutti gli italiani circa 1000 euro all'anno? E non solo, ha anche affermato di voler rispettare il vincolo del 3% sul rapporto deficit-PIL, smentendo per l'ennesima volta se stesso. Cioè, infatti lei solo a gennaio ha detto è un vincolo che si può sforare perché è anacronistico. Ma le chiedo, ma i suoi elettori, ma cosa le dicono? Ah già, dimentico, lei non ha elettori. Il Movimento 5 Stelle ha idee differenti. Noi alla Merkel e all'Europa chiediamo l'abolizione del fiscal compact, l'esclusione del limite del 3% annuo di deficit di bilancio, degli investimenti in innovazione e nuove attività produttive, l'abolizione del pareggio di bilancio, finanziamenti per le attività agricole e di allevamento finalizzate ai consumi nazionali interni, l'adozione degli eurobond, ossia titoli pubblici europei garantiti per evitare che l'Italia finisca come la Grecia. Solo dopo, eventualmente, chiederemo, signor Renzi, agli italiani, a tutti i cittadini, cosa vorranno fare sia dell'euro che della nostra sovranità monetaria. Certamente non è baciando le mani alla Merkel che si può risolvere questa situazione, né tantomeno sacrificando la nostra carta costituzionale all'Europa. E sì, lei ha dichiarato poco fa una cosa che mi ha fatto gelare il sangue nelle vene. Lei avrebbe offerto riforme costituzionali e istituzionali ai nostri partners europei come segnale di buone intenzioni. Ma che cos'è? A chi dobbiamo dimostrare cosa, signor Renzi? E soprattutto come glielo vogliamo dimostrare? Ma certo, dimentichiamo
non dimentichiamo che lei non ha nessuna stima per le istituzioni. Lei non è stato eletto in questo Parlamento, come non è stato eletto il signor Monti, come non è stato eletto il signor Letta. Lei pensa che così siamo più credibili? Lei crede veramente che facendo una legge elettorale con un condannato che non può nemmeno candidarsi alle europee l'Italia possa diventare più credibile? La cosa, sentiamo cosa dice l'Unione Europea. Devono essere ineleggibili al Parlamento europeo e nell'impossibilità di prestare servizi alle istituzioni e negli organi dell'Unione europea non solo i condannati in via definitiva per reati di criminalità organizzata e riciclaggio, ma anche quelli per corruzione ed altri reati gravi, anche di natura economica e finanziaria. Renzi, lei viene qui a parlarci d'Europa, decide delle nostre sorti con la Merkel, ma in Europa lei e il suo amico Berlusconi non potete nemmeno metterci piede. Mi accingo a terminare, signor Presidente. Lei, signor Renzi, e il suo governo siete i liquidatori fallimentari di una democrazia che credete di aver già spazzato via, e invece no, è ancora saldamente custodita qui, nelle mani di milioni di cittadini che presto, molto presto, prima di quanto lei creda, la rimanderanno a casa. Thank you.